Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Man e purtroppo anche oggi ci sono soltanto io, ma non vi preoccupate perché mio papà farà presto il suo nuovo esordio su questo canale. Oggi sono qui per fare un video come ieri, dove vi racconterò tante cose, tutte nello stesso video. Partiamo con la prima cosa che vi devo dire, cioè le news del calciomercato. Premessa: il calciomercato inizierà il 1° settembre e finirà il 5 ottobre, anche perché la Serie A è ancora in corso a giugno, quest'anno è così purtroppo. Però comunque ci sono delle trattative che stanno facendo alcune squadre già oggi, a 3 mesi dalla partenza del calciomercato. Una è quella di Hakimi con l'Inter. Hakimi, ragazzi, se non lo sapete, è un terzino destro che può giocare anche come centrocampista esterno, attualmente in forza al Borussia Dortmund in prestito dal Real Madrid. E quindi, secondo me, andrebbe bene nel modulo di Conte come esterno. E le sue caratteristiche tecniche sono il possesso palla, che sa fare, quindi un buon controllo palla, e una buona velocità, quindi è molto veloce anche questo calciatore, e un ottimo tiro anche se è un esterno o un terzino. Infatti per questo tira molte punizioni nel Borussia Dortmund. E quindi questo calciatore, che è pure giovane, fosse vecchio ma è giovanissimo, mi piace da morire questa trattativa qua. Lo voglio a Milano, all'Inter, perché comunque secondo me Conte potrebbe anche farlo esplodere anche in Italia. Anche perché è un ottimo giocatore, infatti è classificato come uno dei migliori terzini destri di tutta Europa. Quindi neanche di tutta la Germania, di tutta Europa proprio. E quindi secondo me potrebbe fare molto molto bene anche qui in Italia. E poi si parla anche di una trattativa che dice che il Chelsea ha offerto 120 milioni di euro, 120 milioni alla Juventus per comprare uno dei migliori calciatori al mondo, cioè Cristiano Ronaldo. Allora, è ovvio che per molti tifosi anche della Juve, ma per tutti, Ronaldo è incedibile, perché è uno dei migliori calciatori che ha nella rosa la Juve, se non il migliore in assoluto. Quindi sarebbe un po' un peccato, diciamo, cederlo, perché sta facendo anche molto molto bene Ronaldo. Però comunque la dirigenza della Juve, secondo me, quando vedrà, cioè comunque ha la visione, perché li ha già visti, questa notizia la sa già, dei 100 milioni di euro, secondo me dirà: ma sono tanti questi 100 milioni, scusate se ho mosso un po' il telefono. Questi 120 milioni sono tanti, quindi non parliamo di 20 milioni, parliamo di 120 milioni, e quindi possiamo anche accettarla questa offerta qua, diranno secondo me, perché comunque sono tanti i soldi offerti dal Chelsea per Cristiano Ronaldo. È ovvio che i tifosi della Juve ci rimarrebbero proprio malissimo, perché è fortissimo Ronaldo come calciatore, e anch'io da tifoso interista lo ammetto, proprio è fortissimo Ronaldo, non c'è niente da dire, ma è fortissimo, è forte proprio, non c'è neanche niente da dire da Ronaldo, come calciatore è proprio bravo bravo. Però non è ancora nulla di ufficiale, non c'è niente di ufficiale, perché il calciomercato inizia a settembre, come ho già detto. La seconda cosa che vi volevo dire è riguardo alle nuove iscrizioni. Infatti il numero degli iscritti sta salendo. Adesso siamo a 12 in totale.
anche il numero dei like sta aumentando. Infatti, prima erano in media 2 o 3, adesso sono saliti a 4. E quindi io ringrazio tutti i nuovi iscritti e anche i vecchi, tutti gli iscritti e tutti coloro che mettono like. Un saluto a tutti. Quindi dopo questa roba vi devo dire una cosa molto più importante, ancora più importante, riguardo i prossimi video. Cioè, io, ragazzi, ho intenzione di inserire la possibilità di fare i commenti, di commentare sotto questo video per così che voi possiate farmi delle domande inerenti o al canale oppure al calcio, diciamo dove mi chiedevo un po' delle mie opinioni su qualcosa riguardante il calcio, oppure anche su di me, tipo quanti anni ho, queste robe qua. E così io nei prossimi video, in un prossimo video, andrò a rispondere a queste domande. Quindi, ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, condividete il video e noi ci vediamo presto con tanti nuovi video. Ciao, ragazzi!